La mia presenza qui è da cittadino convocato per sostenere questa causa, questa domanda di verità. Vogliamo continuare insieme a tante associazioni a fare in modo che si ricordi, si tenga memoria, ma soprattutto si faccia luce e verità su quello che è accaduto. Perché il nostro governo si impegni veramente a fondo e fino a mettere in discussione i rapporti di collaborazione e di cooperazione con un altro Stato quando questo Stato non è in grado di proteggere e in caso di violenza come questa di fare appunto affrontare la verità e fare giustizia. Ha colpito tantissimo il tentativo di trovare una motivazione per la quale in qualche modo questa morte si potrebbe giustificare, perché nessuna morte si può giustificare, anche laddove fino a ieri con questa terribile ignominia che ha detto che lui cercava la droga eccetera. Io vorrei che ci fosse una inchiesta indipendente che stabilisca veramente che cosa è successo, non solo chi è l'autore materiale della morte di Giulio, ma qual è tutto il processo che ci ha fatto arrivare a questo. Non lo conoscevo, però è come se lo avessi conosciuto da una vita, perché ho sentito la sua storia e per quanto mi riguarda è un'eccellenza italiana che va all'estero. Giulio potevo essere io, potevano essere i miei compagni dell'università, potevano essere i miei amici, poteva essere mio fratello, poteva essere chiunque di noi, e quindi credo sia giusto essere qui oggi per chiedere verità e giustizia, perché non c'è l'una se non c'è l'altra. I diritti umani o sono di tutti o non sono di nessuno. Penso che ogni ingiustizia che viene fatta a qualcuno nel mondo è come se venisse fatta a me. Vorrei che nessuno cessasse mai e accettasse questa situazione. Vorremmo tanto che si arrivi alla verità. Noi abbiamo il dovere di continuare a chiederla, perché noi, questo popolo, questi cittadini di oggi, noi cittadini italiani ma anche europei, siamo la domanda e dobbiamo ostinatamente continuare a domandare.